Eccoci qui amici da Marez 86 e oggi vi porterò con me in questa recensione di un Honor 20 Lite. Dimensioni è un 155 mm x 73 mm con uno spessore di 8 mm. Il peso ragazzi 166 grammi. Ha un processore Kirin 710 con GPU Mali 51, comparto di memoria 4 GB di RAM più memoria interna 128 GB con espansione di micro SD, volendo, se no due SIM. Fotocamera, comparto fotografico ha tre camere, la principale di cui questa che sto indicando 24 megapixel, la seconda è di 8 megapixel con grandangolare di 120 gradi e la terza per il bokeh è di 5 megapixel. Il display da 6,2 pollici, Full HD IPS, ha i colori secondo me un po' troppo sparati, un po' troppo vivi, come voler assomigliare un po' ai schermi OLED, ma non è paragonabile a loro. E comunque sia, per il resto il touch del display, un buon touch, luminoso, anche sotto il sole si riesce a vedere bene, ma purtroppo oggi non ci è stato possibile testarlo sotto la luce. Il comparto fotografico mi è piaciuto, ma non troppo. Una batteria da 3400 mAh che mi ha portato fino a sera non è male come ampiezza di batteria. Ha una ricarica rapida di 20 minuti, per quanto basta per portarlo al 20-30%. Ha un Bluetooth di 4.2. Il telefono praticamente l'ho usato per una giornata stress, non scalda quasi mai. Parlando del comparto wifi, che purtroppo non è dual band ma mono band, abbiamo notato che sotto wifi con i giochi, il classico gioco, ora vi farò vedere, Real Racing, abbiamo notato che sotto wifi ci mette 20 secondi, invece con il classico 4G addirittura 30 secondi. È partito, ci ha messo quasi 30 secondi. Con questo gioco, pur essendo bello pesante, non scalda, va pochissimo a scatti, per questo vi dico che il Kirin 710 su queste cose si fa sentire, è stato un po' anche castrato secondo le mie aspettative, le mie idee. Parlando invece del trittico come i social Facebook, Instagram e Twitter, abbiamo notato che con le storie di Instagram lagga un pochino. E ora facciamo la prova per farvi vedere quanto lag con le storie di Instagram. Bla 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 bla. E ora facciamo la prova per farvi vedere quanto lag con le storie di Instagram. Bla 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 bla. E ora facciamo la prova per farvi vedere quanto lag con le storie di Instagram. Quindi per me sui social, sul trittico, un po' bocciato questo telefono perché non va. Ora vi farò vedere anche lo scrolling quando si aprono le pagine del sito desktop. Diciamo che lo scrolling quando carica la pagina un po' è fluido. Diciamo, va più che bene. Proviamo a ricaricare la pagina, aspettiamo. Scusate. Apriamo Chrome, Repubblica, siamo in 4G, ricordo sempre che siamo in 4G, non in Wi-Fi. Lo scrolling va benissimo, ottimo touch and feel con il display. Direi che questo terminale va più che bene per la fascia medio media, non medio alta né medio bassa, è la fascia media, però io ripeto sempre che per me, secondo me, Honor avrebbe fatto meglio a
abbassare un pochino il prezzo. Infatti secondo me sui 249 euro è più abbordabile. Ora vi farò vedere anche come fa delle foto e il test della paletta, per farvi vedere che i neri secondo me sono un po', virano un po' verso il grigio. C'è una cartella apposita. Ecco, partiamo dai colori. Questo è il grigio chiaro, il grigio scuro, il grigio ancora più scuro, nero. Se io ora inclino un pochino il telefono, con lo schermo IPS si vede che virano un po' sul grigio. Ora qui c'è il giallo. Questa è una foto fatta con il punta e scatta. Questi sono i screenshot di come ho utilizzato il telefono nella video recensione, anche l'ho anche detto. 5 ore e 16 di schermo attivo. Vediamo. Questa è una foto esempio per farvi vedere il display IPS, non male. Questa è un'altra foto punta e scatta con intelligenza artificiale, questo telefono la utilizza. Questo è un video in 60 frame per secondo in full HD. Direi non male. Questa è un'altra foto con il punta e scatta. Un'altra foto. Qui diciamo i dettagli. Allora ragazzi, siamo arrivati alle conclusioni, ora vi dirò secondo le mie aspettative e il mio uso quotidiano i voti. Allora, il design secondo me 6.5, perché come telefoni già è stato visto e rivisto con, come Samsung, come voi P30 Lite, il suo gemello, 6.5. Display un bel 7, che dire, uso quotidiano 7.2, perché mi sono trovato abbastanza bene, perché è molto ergonomico, si prende bene in mano. La fotocamera sono stato sbalordito, perché un 7.8 diamo, anche se con diciamo con poca luce, con poca visibilità non fa il suo dovere, però che dire, un'ottima fotocamera anche se ha dei piccoli difettucci. Autonomia 8.5, vi posso garantire che arrivate fino a sera con un 10% massimo, da sera tardi come mezzanotte. E qualità prezzo secondo me un 7.5, ma anche un 7, come ho detto già prima nel video, 299 euro possiamo acquistare dei device con qualità e specifiche caratteristiche migliori di questo. Che dire, voto generale 7.2 o anche un 7 va più che bene. Che dire, un saluto da me a tutti voi ragazzi, spero che mi seguiate sui prossimi video, i prossimi recensioni, e spero vi sia piaciuto. Un bacio, un abbraccio da Mare 76.